Abate Agostino assente, Consolato Natalino Caccamo assente. Sono presenti gli assessori Serra, Mutalipassi, Santosuosso, Benevento e Lampasona. Alle ore 18:08. Bene, di nuovo buonasera a tutti. Questa sera diamo inizio a una seduta speciale denominata Question Time. Dal Consiglio Comunale del settembre del 2018, precisamente il numero di delibera numero 48 del 15 settembre del 2018, è stato licenziato dal Consiglio Comunale di Agropoli il Question Time. È un regolamento che dà la possibilità ai consiglieri comunali, alle associazioni e ai cittadini di partecipare ad un'attività sia politico che amministrativo della città di Agropoli. Pertanto questa presidenza, su indicazione del consigliere Abate, ha preso a cuore questa proposta, l'ha inviata alla Commissione Statuti e Regolamenti della città di Agropoli, la quale è stata licenziata, portata in Consiglio Comunale ed oggi finalmente avviamo il primo question time della città di Agropoli con delle interrogazioni che pervengono da due gruppi, da un consigliere comunale indipendente e dal gruppo del partito comunale nella persona del consigliere Di Filippo, Partito Democratico. Allora, prima di partire con la discussione, mi corre l'obbligo leggere il regolamento del question time, velocemente, perché sono 10 articoli, però è importante che io ne do notizia ai consiglieri comunali, che sicuramente ne hanno avuto già modo di prenderne atto, ma ai cittadini della città di Agropoli che non sono a conoscenza delle regole che il presente regolamento ha fissato. Pertanto ritengo opportuno leggere il regolamento velocemente, così poi passiamo alla discussione. Articolo 1. Il Consiglio Comunale di Agropoli, nell'ottica dello snellimento dei lavori dell'Assemblea cittadina e della maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica amministrativa della città, istituisce una seduta speciale di cui all'articolo 7, dedicata alle interrogazioni e interpellanze a risposta immediata, definita question time. Articolo 2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco e alla città e alla giunta per sapere se un fatto sia vero, se qualche informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intende prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'amministrazione comunale. Articolo 3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta su determinati problemi. Articolo 4. Le interrogazioni e le interpellanze andranno presentate per iscritto all'ufficio di presidenza del Consiglio fino alle ore 10 del quarto giorno lavorativo che precede la seduta. Articolo 5. Le interrogazioni e interpellanze possono essere presentate da consiglieri comunali, associazioni regolarmente censite sul territorio e cittadini per tramite di un consigliere comunale regolarmente identificati. Articolo 6. Il presentatore avrà 5 minuti di tempo per esporre e illustrare l'interrogazione o interpellanza. L'interrogato o interpellato avrà non più di 10 minuti per la risposta. L'interrogante o interpellante avrà al massimo altri 5 minuti per la replica. I tempi saranno rigorosamente rispettati. Ogni seduta deve durare al massimo 2 ore. Pertanto, nel caso di superamento di tale fascia, il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di rinviare alla prossima seduta le interrogazioni ed interpellanze.
eventualmente non discusse nella seduta medesima. Ad ogni consigliere è concessa la facoltà di presentare due interrogazioni e due interpellanze a seduta. Le interrogazioni e o interpellanze saranno discusse in ordine alternato tra quelle presentate dalla maggioranza e quelle presentate dalla minoranza. Articolo 7. Alle sedute del question time partecipano il sindaco o un suo delegato, assessore o consigliere. Il presidente del consiglio, che ne è responsabile e garante, il segretario comunale o un funzionario comunale. Per la regolarità della seduta non è previsto alcun numero legale, ma è necessaria la presenza degli interroganti o interpellanti, i quali dovranno attenersi strettamente a queste norme regolamentari. Le sedute sono pubbliche e si terranno nella casa comunale e saranno video registrate. Articolo 8. La Presidenza del Consiglio Comunale deve assicurare la videoregistrazione della seduta che costituisce verbale della medesima e tale videoregistrazione sarà a disposizione nella segreteria dell'Ufficio di Presidenza per essere consultata in qualsiasi momento. Il Presidente del Consiglio e dei vari consiglieri comunali possono scegliere qualsiasi forma di pubblicità da dare al question time nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed anche dell'attuale regolamento del Consiglio Comunale. Articolo 9. Le sedute di question time si terranno l'ultimo giovedì del mese, se festivo posticipato al primo giorno utile lavorativo alle ore 18. Per eventuali sedute speciali deciderà il Presidente del Consiglio Comunale anche su richiesta di un consigliere comunale. Ultimo articolo, articolo 10. Per quanto non previsto da tale regolamento e soprattutto per ciò che attiene alle norme comportamentali, vale quanto contenuto nel vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Tanto era dovuto. Scusa Presidente, vedo dei consiglieri che non siedono tra i banchi. Li consideriamo presenti oppure... Prego, consigliere Tramontino, se vuole venire la... Consigliere Di Biasi. Ok, quindi è presente Tramontino ed è assente Di Biasi. Assente Di Biasi nella seduta. Bene. Allora, passiamo alla convocazione e all'ordine del giorno. È pervenuta da parte del consigliere comunale Giuseppina Botticchio tre interrogazioni. La prima osservazione che faccio al consigliere Botticchio è quello che, come precedentemente letto nel regolamento, è facoltà dei consiglieri comunali o dei cittadini, tramite sempre un consigliere comunale, presentare due interrogazioni e due interpellanze. In questo caso, questa Presidenza, proprio perché interroga per la prima volta, gli accetto, dopo aver consultato il Sindaco e l'intero Esecutivo, gli accetto le tre interrogazioni, ma si ricorda che deve rispettare il regolamento, come lo si deve rispettare anche per quanto riguarda la presentazione delle istanze, che devono pervenire 4 giorni prima rispetto alla data della seduta. Anche questo è una deroga perché lei è in ritardo rispetto alla data ultima di presentazione. Bene, allora passiamo con la prima interrogazione. È interrogato il sindaco. Prego Giuseppina Botticchio, a lei la parola. Buonasera. Grazie Presidente, grazie dell'attenzione che ha avuto nei miei riguardi, perché c'è stato effettivamente un ritardo, ma è stato solo un fatto tecnico tra la PEC del Comune, poi c'era il sabato e la domenica che non giustamente il Comune non era chiuso e quindi ho avuto, e la ringrazio per questa attenzione. Voglio chiarire soltanto, perché dobbiamo dire sempre con chiarezza, che io nel momento che lei era... non era presente nel registro delle PEC, gli ho fatto pervenire in data 22 di gennaio tramite messi comunale la notifica, sì, che ho qui agli atti. Le risulta? Mi risulta e la ringrazio. Ok, grazie. Io saluto tutti, saluto il sindaco, il vice sindaco, assessori. È bello, questo question time io l'ho preso veramente con piacere e con soddisfazione, perché è un mezzo per comunicare con la gente. È un bel mezzo. Chi ha passione per la politica, e poi è ogni mese, quindi immaginate, ogni fine mese noi ci riuniamo e ascoltiamo, perché durante il periodo
Noi incontriamo la gente e ti fanno tante domande e vogliono sapere. E la risposta, pensate, ogni mese noi abbiamo modo di far domande agli assessori, al sindaco e dare loro una risposta. Io faccio da tramite. Cioè, quindi per questo mi chiamano, anzi molte volte mi dice il consigliere della gente. È così. Inizio con la prima interrogazione. Ed è un tema molto molto delicato ed è importante e qui effettivamente ringrazio veramente il sindaco che mi ascolterà perché è un'interrogazione che va a lui e sono sicura che lui sarà esaustivo in questa risposta anche se è un tema delicatissimo, la Posidonia spiaggiata, perché negli ultimi dieci anni effettivamente ci sta questo cumulo di alghe, il problema, basta scendere giù al porto, noi abbiamo Agropoli che doveva essere la perla del Cilento, però se io ogni giorno la polvere la metto sotto il tappeto, poi il tappeto si alza alla fine, cioè è un tappeto pieno di polvere, la prima volta non si vede. Quindi io penso che è una situazione che da anni e non c'è, perché poi parlando, dice la soluzione non c'è, siamo andati in Regione, siamo andati a Roma, che io poi ho sentito anche, però io penso che una soluzione si deve trovare, perché cioè noi non abbiamo quel poco di spiaggetta oltre i pontini, oltre, cioè non possiamo vedere quel cumulo ogni anno che aumenta e non c'è soluzione. Io mi metto nei panni del sindaco perché non dico che voglio una risposta immediata, però già parlarne stasera e vedere insieme il da farsi e vedere insieme, perché se estate è gennaio, fra 2-3 mesi le persone si organizzano, il commercio è quasi a terra, il turismo. Questo poco di turismo che noi intendiamo, cioè abbiamo voglia di fare, e come lo facciamo? Il fiore all'occhiello sono proprio le spiagge. Cioè il turismo si fa anche con le spiagge. E allora la prima cosa, quindi io mi appello al sindaco, molte volte ci stanno scontri, è vero, io sono un carattere preciso, un po' determinato, ferreo, ma perché? Proprio perché non sopporto le cose quando non vanno in un certo modo. Ho sposato la politica come passione, quindi mo prima se scendeva al porto mi innervosivo forse al 50%, mo è al 100% perché giustamente sono consigliere comunale, mi sento autorizzata ad arrabbiarmi, la gente me lo dice, ma io non so dare una risposta e devo dare una risposta. Quindi se domani io pregherei il sindaco di fare qualche azione, io sarò in prima persona a trovare almeno il cammino, un cammino, se poi nasce una parolina piccola con la S maiuscola, soluzione. Perché queste alghe, la strada si deve trovare. Cioè ogni anno li sale. E noi, cioè c'è gente che vive quel poco di turismo, si dice, cioè un commercio non va, ospedale non va, ma manco il turismo va, no, qui io mi imbuto. Quindi sindaco, io la prego, questa questione la dobbiamo sposare insieme. Io devo essere al suo fianco. Consigliere indipendente non vuol dire fregarsi, consigliere indipendente è colei che sposa le questioni loro e stare vicino a voi. È un mese che io faccio consigliere sindaco, non mi ha mai chiamato. Io mi aspettavo una chiamata di dire Gisella vieni al comune, vogliamo fare qualcosa insieme. Io mi aspetto dal 1 febbraio in poi che il sindaco mi chiama, che mi vuole vicino, per lavorare per la nostra città, per migliorare la nostra città. Quindi il primo problema è la Posidonia spiaggiata. E poi piano piano ci mettiamo. Non me ne vogliono molte volte gli assessori, ecco, a me io sono semplice consigliere, assessore non so. Fare l'assessore, veramente sposare la questione della città, ce ne sono tante. Poi iniziamo questa, poi l'interrogazione, altre. Sindaco, le azioni che lei intende da oggi in avanti, fra poco arriva primavera, arriverà l'estate, che risposta dobbiamo dare alla nostra gente, perché la nostra ci appartiene, la gente di Agropoli ci ha scelto.
ci ha votato e vuole delle risposte. Noi dobbiamo essere bravi e io devo stare vicino all'amministrazione stretta per poter risolvere questi problemi. Io la ringrazio e confido in lei. Grazie consigliere, prego sindaco. Io lascerò la risposta all'assessore Benevento che sta seguendo in maniera giornaliera la questione, quindi vi aggiornerà sui dettagli e sul lavoro fatto. Non è da oggi quindi che parliamo del problema delle alghe, ma ne parliamo sempre tutti i giorni. Abbiamo già agito in passato perché la situazione del Lido Azzurro dell'anno scorso, di 2 anni fa, è stata drammatica, ma l'abbiamo affrontata e in parte risolto. Quindi ora Eugenio vi racconterà quello che è il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi e quali sono le aspettative che abbiamo per il futuro. Detto questo a margine, consigliere Botticchio, io l'ho chiamata 2 volte nel mio ufficio per parlare di una collaborazione sul bene della nostra città. La prima volta ci siamo visti in sala giunta, ricorderà, abbiamo parlato circa 2 ore. La seconda volta ci siamo visti nella mia stanza, c'era anche presente il consigliere D'Arienzo e il vice sindaco Elvira Serra, altre 2 ore di incontri. Quindi ho cercato di invogliarla su un percorso costruttivo. Lei fino ad ora non ha accolto questa mia disponibilità, quindi da parte mia ci sta tutta la volontà di collaborare. Dovrebbe però rispondere alla domanda che le fece a loro: quando vorrà, la mia stanza è aperta, verrà e magari mi risponderà. E se ricordi, le dissi: quando si comincia un percorso come il suo, la cosa migliore è capire in maniera approfondita le cose, perché tante chiacchiere da marciapiede non danno alla realtà dei fatti. E la invitai a frequentare la mia stanza e le stanze degli uffici comunali per rendersi conto di persona se quelle che sono le storie che sono raccontate sul marciapiede poi corrispondono alla realtà. Io le dissi che molto spesso non è così. Quando vorrà io sono disponibile, però non dica che non l'ho invitata, io già per 2 volte l'ho invitata. Assessore, prego. Buonasera a tutti e anch'io come gli altri colleghi accolgo davvero con entusiasmo questa possibilità di parlare in questo question time, di cui dobbiamo ringraziare ovviamente i consiglieri comunali rappresentati dal Presidente Laporta, davvero una bella iniziativa, complimenti. Indipendentemente da questo vorrei ringraziare anche il consigliere Botticchio e il sindaco che mi hanno dato la possibilità di parlare dinanzi al consesso più importante che è il Consiglio Comunale di questo problema che davvero da anni annoveriamo come uno dei principali problemi, e colgo con entusiasmo anche la sua richiesta di collaborare in seno a noi, giunta, ai consiglieri comunali. Perché questa problematica, consigliere Botticchio, lo deve sapere, che non rientra tra le prerogative di competenza del comune di Agropoli, ma bensì rientra in competenze purtroppo nemmeno della regione Campania, ma a livello governativo. Prima di tutto, sgomberiamo il campo da un equivoco. Questa amministrazione e quelle precedenti, di cui molti di noi hanno fatto parte, non sono soddisfatte di quello che è stato fatto per lo spiaggiamento della Posidonia oceanica. Non penso che nessuno di noi, me per primo che sono l'attuale assessore al Porto al Demanio, prima ancora c'era il Presidente Laporta, prima ancora altri assessori, tutte le amministrazioni che si sono susseguite in questo arco temporale di tempo siano soddisfatte di un accumulo indiscriminato di alghe. Però il problema va un attimino capito, compreso, e poi si cercherà di capire anche quali sono le possibili strade che questa amministrazione sta percorrendo. Partiamo dal principio. Il problema dello spiaggiamento della Posidonia oceanica ad Agropoli è atavico ed è un problema che permane probabilmente da secoli, perché basta andare a vedere le fotografie dei primi del Novecento in qualsiasi, faccio un esempio, al Bar Nazionale, e ci rendiamo conto che la spiaggetta della Marina già era piena di alghe, il Lido Azzurro era pieno di alghe e a periodi dell'anno anche Trentova, tant'è che sulla spiaggetta della Marina di Agropoli dovette all'epoca costruirono delle palafitte per consentire l'accesso in acqua delle persone. Quindi non è un problema di oggi.
Però diciamo che fino al 1997, all'entrata in vigore del decreto Ronchi, vi è stata la possibilità di smaltire le aree in maniera diversa da come, è stato, da come vengono gestite oggi. Purtroppo questo decreto legislativo che ha sancito che la Posidonia spiaggiata venisse considerata, così come viene considerata ancora oggi, perché caro consigliere Botticchio, io ci tengo a precisare una cosa, vi è una leggenda metropolitana che oggi definisce la Posidonia spiaggiata come rifiuto speciale, magari, purtroppo non è così. Oggi la Posidonia marina non è altro che rifiuto vegetale e pertanto viene equiparata al rifiuto che noi produciamo nelle nostre case, il che comporta dei costi per lo smaltimento di dai 120 ai 150 euro a tonnellata. Per tutte le tonnellate che sono previste nel nostro litorale, stiamo parlando di decine di migliaia di tonnellate, i costi sarebbero esorbitanti, costi che purtroppo andrebbero a ricadere inevitabilmente nelle tasche dei cittadini, perché ciò provocherebbe un aumento della TARSU. Oggi abbiamo la nuova legge di cui l'assessore Mutalipassi ci può essere ancora più esaustivo del sottoscritto, stabilisce che per quanto riguarda le entrate tributarie devono avere uguali entrate, uguali uscite. Nel momento in cui noi prevederemo di portare in discarica le alghe, questo comporterebbe un aumento, molto probabilmente, ma quasi sicuramente, glielo dico con un grado di probabilità vicino alla certezza, un aumento pari al 50% della TARSU per i nostri cittadini, il che non solo graverebbe nelle tasche di un paese che ovviamente già risente della crisi economica in maniera molto grave, ma non andremo a risolvere il problema in maniera definitiva. Perché un'amministrazione cosciente potrebbe anche dire se quest'anno risolve il problema, ma lo risolvo una volta per tutte, non fa niente che dobbiamo aumentare le tasse, non fa niente, lo facciamo, ma purtroppo il problema sarebbe soltanto una riduzione temporanea, perché l'anno successivo, basta vedere il Lido Azzurro o anche la spiaggetta della Marina, sono di nuovo piene di posidonia oceanica. Faccio una piccola premessa. La legge attuale ci dice che noi abbiamo tre possibilità per quanto riguarda la posidonia: il mantenimento in loco delle banchette, lo spostamento temporaneo, la rimozione e il trasferimento in discarica, oppure l'accumulo sotto la sabbia. Ma noi non ce lo possiamo permettere questo lusso, perché c'è talmente tanta posidonia che al momento non riusciamo a metterla nemmeno sotto, perché è impossibile, ma poi provocherebbe odori nauseabondi e quant'altro. Quindi partiamo da un presupposto, mi dovete scusare se mi dilungo un po', ma l'argomento è talmente importante, ringrazio nuovamente in veste istituzionale, siamo sempre dati del tu, ma in veste istituzionale ci stiamo dando del lei, quindi la ringrazio per questa interrogazione, perché mi dà anche la possibilità di interloquire con il Consiglio Comunale e cercare perlomeno di far comprendere l'annosità e la gravità di un problema che non è di facile soluzione, non solo per il comune di Agropoli, ma per quanto riguarda tutti i comuni della penisola cilentana, che vanno da Agropoli ovviamente fino a Pisciotta, ma anche fino a Sapri molto probabilmente. Oggi la legge è carente e ci troviamo in una mancanza di norme specifiche ed una metodologia da seguire. Fatta questa dovuta premessa, c'è da tenere presente che ciò nonostante l'amministrazione comunale nell'arco di questi anni, ma anche precedentemente la mia nomina da assessore, si è data molto da fare per cercare di risolvere il problema, ma non sempre è stato possibile. È inutile che io vada a ricordare tutte le soluzioni intraprese dalla vecchia amministrazione, di portarle addirittura ad un utilizzo diverso, ma ciò comportava comunque dei costi esorbitanti. Arriviamo ad oggi, arriviamo a quello che è stato fatto da questa amministrazione. Innanzitutto, l'anno scorso ci sono state una serie di incontri avvenuti presso l'Istituto Superiore per l'Ambiente, dove con l'ingegnere Sica ci siamo recati più volte per cercare di comprendere come mai l'ISPRA, che poi il soggetto delegato ad un'eventuale proposta di legge da porre all'esame del Ministero, non avesse fatto nulla al riguardo della posidonia oceanica. Questo nemmeno è vero. Faccio un piccolo passaggio. L'anno scorso, a gennaio, venni a sapere, tramite alcuni amici, che vi era stata una, e ci tengo a farla vedere perché poi è meglio che le cose
una circolare da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a firma dell'ammiraglio Aurelio Caligiore, che tra l'altro è un biologo marino ed uno dei massimi rappresentanti della Marina, il quale in questa circolare inviata a tutte le capitanerie di porto italiane aveva suggerito che oltre alle possibilità come previste dalla legge che io le ho appena enunziate, anche quella di individuare ulteriori soluzioni, perché oggi siamo in mancanza di una legge nazionale specifica che riesca a risolvere questo problema, se non ricondurle in discarica. E questa soluzione prevedeva l'immersione in mare della Poseidonia spiaggiata. Questa soluzione è stata più volte paventata dal sottoscritto, dall'ingegnere Sica e dai collaboratori dell'ufficio Porto e Demanio, sia all'ISPRA sia al Ministero. Mi fa piacere che c'è qui l'ingegnere che può testimoniare le nostre presenze sia al Ministero e sia all'ISPRA. Purtroppo la problematica viene in questo momento presa in esame dagli organi preposti in una maniera del tutto diversa da come l'affrontiamo noi, perché nonostante noi ci siamo recati a Roma in più occasioni, nonostante siamo stati presenti presso il Ministero e presso l'ISPRA, la loro unica considerazione riguardo alla problematica è che siamo una popolazione fortunata. Cioè loro, a differenza nostra che viviamo il problema della Poseidonia come un problema annoso per lo sviluppo economico e turistico del nostro, della nostra città, ritengono invece che lo spiaggiamento della Poseidonia sia un vantaggio. Da una parte è anche vero, perché significa che abbiamo un mare pulito. E diedero delle risposte davvero imbarazzanti. Che la Poseidonia non la dovevamo togliere, che eravamo fortunati e che gli stabilimenti balneari dovessero essere posti in essere sopra la stessa Poseidonia. Questa cosa ero presente io, l'ingegnere Sica, che sbottò anche quando fu detta questa cosa, giustamente, perché è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Purtroppo, alla fine di quelle riunioni, rimanemmo sia con l'ISPRA sia con il Ministero, e vi posso garantire che le mail sono state inviate direttamente al capo di gabinetto dell'ex ministro Galletti, quindi rapporti diretti addirittura con il ministro, rimanemmo che avremmo inviato dei dossier e delle documentazioni, cosa fatta immediatamente, alla quale non ha sortito nessun effetto e nessuna risposta, al che, visto il problema, cercammo di coinvolgere il Parco Nazionale del Cilento e tutti i comuni limitrofi, da Capaccio fino a Pisciotta. Abbiamo sottoscritto dei protocolli d'intesa, siamo andati nuovamente a Roma, li abbiamo sottoposti all'ISPRA, li abbiamo sottoposti al Ministero, nel frattempo è cambiato il governo, ma nessuna risposta in merito abbiamo avuto. Tant'è che quando poi mi sono recato effettivamente a parlare con l'ammiraglio Caligiore, l'ammiraglio era favorevole a questa circolare, però in assenza di una legge. E l'ISPRA non è che non ha fatto niente in questi anni, l'ISPRA sta purtroppo ancora studiando dal 2006, perché nel 2006 l'ISPRA ha dettato le linee guida, senza che oggi queste linee guida, a differenza degli altri paesi europei, siano andate all'esame del Parlamento per un procedimento legislativo che portasse ad una legge certa ed esaustiva per risolvere il problema. Comunque, arrivando a come questa amministrazione sta cercando di risolvere oggi la problematica, perché, ripeto, l'accumulo non fa piacere né all'assessore, né al sindaco, né agli altri assessori, né ai consiglieri comunali, come non fa piacere a lei e nemmeno a tutto il resto della cittadinanza. Abbiamo intavolato un tavolo di concertazione, anche grazie alla segreteria di De Luca, con il vicepresidente Buonavitacola, insieme ovviamente a tutti gli altri comuni, perché la Poseidonia non è un problema solo del comune di Agropoli, ma come già le ho detto anche degli altri comuni, e sembrerebbe che la Regione Campania abbia preso a cuore questa problematica, probabilmente, perché ovviamente fin quando non vedrò realizzato il finanziamento, io non ci credo, porranno in essere dei finanziamenti per lo spostamento in discarica. Mi fa piacere che vedo anche il consigliere Caccamo seduto tra i banchi del pubblico, perché so che loro nei mesi, anche loro si sono dati da fare, e questo è una cosa importante, perché
quando un problema così importante riguarda l'intera cittadinanza, non si deve muovere soltanto la forza di governo, ma dobbiamo cercare di muoverci un po' tutti al di là dei colori politici, tant'è che hanno invitato nei mesi scorsi la senatrice Lamura ad Agropoli. E devo dire la verità, la senatrice Lamura, con la quale io mi sento ogni tanto, forse l'ingegnere non lo sa, ma ogni tanto ci sentiamo tramite messaggi telematici con mail, ha molto a cuore questa problematica e sta lavorando duramente, essendo lei componente della Commissione Ambiente, affinché venga modificata la legge. E anche lei ritiene che uno dei motivi principali affinché tutto questo sia possibile sia quello di restituire la Poseidonia in mare. A volte, e davvero concludo scusandomi per essermi dilungato un po' troppo, voglio ricordare che i procedimenti legislativi sono molto complessi, ma ci vorrebbe davvero poco per poter modificare una legge. C'è un decreto ministeriale, oggi in vigore, che stabilisce che addirittura per i fanghi all'interno dei porti è possibile prenderli e andarli a smaltire a 12 miglia dalla costa. Una cosa più semplice di questa non esiste. Basterebbe prendere la Poseidonia spiaggiata e andarla a ributtare e restituire al mare, con la possibilità che questa possa anche biodegradarsi. Quindi la soluzione anche da parte della senatrice Lamura, che è componente della Commissione, è questa: di una proposta legislativa che consenta a tutti i comuni oberati da questo problema di restituire la Poseidonia al mare. E nel contempo stiamo lavorando con un tavolo di concertazione insieme agli altri comuni con la Regione per ottenere un finanziamento per lo smaltimento. La ringrazio. Grazie Assessore, prego. Prego, la replica. Allora, storiella che racconta è molto bella, perché giustamente la legge mi ha nominato De Luca. Io De Luca non mi fido, perché come ha tagliato un astro per l'ospedale, voglio dire, io non mi fido, perché se deve fare la fine il cumulo di alghe alla fine che ha fatto l'ospedale, le promesse a me non piacciono. Ecco perché io, quando dico al sindaco chiamatemi, ma io non vado a Napoli. Se io vado a Napoli in regione, io voglio la soluzione. Sono 10 anni che ogni anno si accumula, cresce, cioè crescerà, perché non c'è soluzione, perché la Mura ha parlato, a Roma hanno detto, i se, ma e forse erano tre scemi, pure erano tutte accise. Si chiamavano se, ma e forse. Certezze. Quindi possiamo parlare fino a domani. Il sindaco perché non mi chiama? Porta a me. E voglio sapere in faccia a me, io le alghe che me le devo portare a casa. Allora vuol dire che ogni cittadino si va a fare una busta, li chiude, una busta ciascuno. Se dice che non è rifiuto speciale ed è un rifiuto che noi possiamo smaltire, allora o si porta a largo in mare, su una piattaforma, non so, dice che l'hanno fatta a Ciarone, oppure però le alghe da lì devono sparire. Perciò serve il sindaco chi è? L'assessore chi è? Risolvi i problemi, quelli irrisolvibili, chi è bravo? Chiacchiere, ci mettiamo, chiama a te, così con l'ospedale, ci hanno portato sempre a spasso, l'ospedale è chiuso dal 2013, verranno un'altra volta a dire dammi il voto che mo te lo apro, oh. E allora incominciamo a vedere con queste, allora il primo problema è le alghe, il sindaco mi deve chiamare perché io devo collaborare, ho promesso agli imprenditori di Agropoli, chi ha un B&B, chi lavora con quel poco di turismo, quel poco che c'è, io li devo aiutare, devono sparire le alghe di là. E la soluzione, perché solo alla morte non c'è soluzione, il resto c'è sempre soluzione, si trova. E quindi, ecco, mi appello al sindaco un'altra volta, dice sei venuta, hai parlato 2 ore con me. Entrare in maggioranza e venire solo a alzare la mano qua a me non mi conviene. Da indipendente io riesco a collaborare, perché divento libera, devo usare il mio spirito libero a disposizione loro, di queste belle persone qua sedute. E quindi io da indipendente collaboro, un sindaco domani mattina mi chiama, io mi prendo la giornata libera, perché io lavoro in proprio, me lo organizzo, allora faccio 3 giorni il lavoro e 3 giorni la politica. E si va dove gli organi preposti a discutere, perché non è detto che Agropoli deve morire di commercio, deve morire di... Cioè Agropoli è la perla, c'ha delle spiagge bellissime, ha un mare bello,
No, si presenta a Posedò. È 10 anni quando si accumulava, perché non si pensava a questo. Oggi, cioè, sono 10 anni che lo scavatore si mettono là. E non si usava lo scavatore, che ora è pure roba contaminata. Perché se fino a ieri verrà qualche esperto e dirà no, adesso mo ci stanno topi, è diventata una fognatura e non si può disperdere in mare. Perché ti troveranno anche, credo, io mo sono ignorante in materia. Penso, interpreto il pensiero dell'altro. Quindi la politica fino al 90, i politici siamo noi, la città è la nostra, ci ama difendere noi e combattere la politica. Io con De Luca non ci vado a mangiare, lo vado a combattere, che è diverso. Non gli vado a chiedere i piaceri per me o gli incarichi per amici, ci chiede cose per la mia città. Quindi il sindaco è tenuto a chiamarmi e andare insieme e difendere questa città. Difendere la sanità, difendere il turismo e difendere il commercio. Cioè, noi dobbiamo amare Agropoli. Questo è, voglio che il sindaco mi chiama tutti i giorni. Io la ringrazio, Presidente, forse mi sono anche un po'... Grazie. Poi passiamo magari alla prossima, non lo so. Passiamo alla seconda interrogazione. Sempre il sindaco interrogato, sì. Manutenzione stradale. Prego, sindaco. Devo rispondere direttamente? Consigliere Botticchio. Sì, la prossima interrogazione. Sì, posso? Manutenzione. Sì, grazie, grazie, grazie Presidente. Allora, la seconda sono scuole, manutenzione, edifici scolastici e sportivi. No, è la manutenzione stradale. Forse ho fatto un po' di... Perché sì, va bene, non ci sono manutenzione problemi. Manutenzione stradale. Sì, allora, qui anche... Diciamo, mi appello un po' al sindaco, le strade, la viabilità è quella che è. Sindaco, ci stanno veramente, la strada sta diventando come, scusate il termine, un colabrodo. Cioè, anzi io ringrazio che non è neanche presente l'Ele di Nardo, che si dà da fare tanto alla manutenzione, però probabilmente non basta. Per esempio San Marco, e c'è sta sempre un cantiere aperto, le persone chiamano, dice ma noi potremmo stare sempre con un cantiere aperto. È proprio, cioè i mesi invernali già sono mesi morti, io qua vorrei ascoltare il sindaco, cioè tutti i lavori che sono stati fatti, fogne, pose in cavi, condotte, cioè si scava sempre, cioè questa è la città degli scavi, che sembra diventata Pompei, mi sembra di scavare Pompei, cioè scavamo sempre, sindaco, questa cosa qua la gente me lo chiede. Dice, ma che è sempre San Marco? È sempre un cantiere aperto. Non lo so, c'è un malcontento cittadino e io devo fare da portavoce. Dobbiamo ripristinare un po', adesso verranno le belle giornate. Sti cantieri li dobbiamo chiudere, le strade devono essere coperte, le buche. Dobbiamo incominciare, come le formiche che ho fatto, 6 mesi lavorano per poi prepararsi i 6 mesi. Oramai Agropoli è città di mare. Dobbiamo curare molto l'aspetto, perché diventerà solo turismo. Il commercio, lei ne parlammo quella mattina, e fu lei bravo a spiegarmi. Ci sei, parte internet, parte i centri commerciali, e lei il 50% di quello che ha esposto aveva ragione. E allora si punta sul turismo. E come puntiamo? Che i cantieri ogni 10 metri c'è una bagnarola. E non va bene. Quindi... Allora dobbiamo scegliere, vedere dove curare e puntare su per prepararci per l'estate. Lavoriamo tutti bene, cioè qua mica potremmo avere i vostri lavori a tutta Agropoli, quelli sono e quelli se li sono presi. C'è gente che viene da me a piangere, io non ho come arrivare al 30 del mese, e che ti devo rispondere? Chiusi i negozi. Cosa vuol dire quando un negozio chiude? È una perdita. Ma perde anche il comune, perché non pagherà più le tasse. Quindi è un cane che si morde la coda. Questo è diventato, il cane che si morde la coda. Io, scusate, forse mi sono prolungato, sindaco. Ma va benissimo, ok. Va bene, va bene. Io... Prego, sindaco. Questo è a lei, sindaco. Al di là dell'ironia che fa il consigliere Botticchio, che noi non ne facciamo perché non è proprio... il momento per fare, ma dobbiamo fare un veloce ragionamento. La città di Agropoli è una città che cresce e per poter crescere ha necessità di sempre maggiori servizi. Quali sono i servizi che in questi anni era necessario dare alla città?
un servizio di approvvigionamento per i cittadini della nostra città del gas naturale, del metano. Era o è stata una scelta giusta portare il metano in prossimità delle abitazioni dei nostri cittadini? Una seconda domanda. Era giusto o sbagliato portare nelle case dei nostri cittadini la banda larga, quella che serve per internet? Era giusto o sbagliato intervenire per la separazione delle acque bianche e delle acque nere al fine di evitare allagamenti, purtroppo, che si sono verificati e si verificano per le mutate condizioni climatiche che viviamo? Prima le piogge non erano così intense e così copiose in così breve tempo. Era giusto, corretto, intervenire sull'impianto fognario per renderlo più funzionale, attesa la crescita dei cittadini, il numero dei residenti, il numero delle utenze? È giusto o sbagliato la possibilità all'Enel di tagliare la strada per implementare nuove posizioni e nuovi contatori, nuovi puntatori, o di migliorare la rete stessa? Quindi dobbiamo farci a monte prima questa domanda: se è giusto o no dare questi servizi alla nostra città. Questi servizi non è che passano per aria, devono passare per forza nelle strutture stradali che noi abbiamo. Quindi il taglio della strada è una scelta obbligata se si decide di rispondere sì a queste domande. Lei forse avrebbe risposto di no, avrebbe detto: io la strada non la taglio, non porto internet, non porto il gas metano, non divido le acque bianche dalle acque nere, non do i servizi ai miei cittadini, preferisco tenere la strada così. Penso che la risposta più corretta, però, almeno per quel che io immagino, sia quella di dire: no, cerchiamo di dare questi servizi. Rispetto quindi a questa serie di lavori, è inevitabile che ci siano dei disagi ad essi collegati. Disagi collegati perché poi è evidente che poi questi lavori, il periodo corretto per fare questi lavori sarebbe il periodo estivo, perché è quello dove non piove, perché la pioggia è il maggior nemico di questi lavori. Quindi correttamente avremmo dovuto scegliere il periodo estivo, fare questi lavori, e probabilmente sarebbero stati più rapidi, certamente più rapidi, perché d'estate non piove e quindi le giornate lavorative utili sono maggiori, e certamente l'intervento più funzionale, perché la pioggia, come ho detto, è nemico di questo tipo di lavori, quindi sarebbe dovuto farli d'estate. Altra domanda: lei avrebbe fatto questo? Decidendo di voler far crescere la città e dando i servizi necessari, avrebbe scelto di fare questi lavori durante il periodo estivo? Seconda domanda. Noi abbiamo scelto invece di farli nel periodo invernale, dove davamo meno impaccio, atteso che sarebbe stato un problema che ce l'avevamo noi con noi stessi, nel senso che noi il disagio l'avrebbero avuto più i cittadini e meno i turisti che sarebbero poi venuti a frequentare la nostra città. Anche lì quindi una scelta: scegliono prima dell'anno di fare i lavori, diverso da quello che sarebbe stato il concetto ottimale. Scusate. Quindi va da sé, insomma, che questi lavori si devono fare, va da sé che dobbiamo continuare in questa direzione, va da sé che poi a un certo punto termineranno pure questi lavori, non è detto che non succeda. Il lungomare San Marco, mi auguro veramente che questo intervento sia stato l'ultimo, era ancora questo intervento necessario, però credo che abbiamo terminato. Lì ci sono degli interventi che vanno su via Montessori, però proprio il tratto del lungomare siamo quasi al termine, quindi gli ultimi interventi che sta facendo l'Enel per il riadeguamento di un pezzo di rete, ma diciamo il grosso del lungomare ormai è terminato, quindi verrà rifatto l'asfalto e il problema sarà risolto. Diversamente vi annuncio che lo stesso ragionamento che si è fatto sul lungomare San Marco dovremo farlo su via Pio X, che noi abbiamo il dramma
di una situazione particolare, per cui noi abbiamo una situazione di depressione verso la fine di via Pio X, in prossimità dell'incrocio che va a Trentova, perché l'acqua che scende dalla clinica Malzoni arriva addirittura fino a lì, andando ad allagare quei locali. Quindi di là si partirà con ulteriori interventi di separazione delle acque bianche e delle acque nere, a ritroso salendo sopra, per risolvere questo problema, altrimenti andiamo sempre ad annegare i cittadini che vivono in quell'area della città. Quindi quello che abbiamo finito sul lungomare, stiamo per cominciarlo su via Pio X, quindi i problemi non sono finiti. E io da amministratore certamente soffrirò e patirò ancora delle critiche, probabilmente da lei e dai cittadini che giustamente si sentono colpiti da questo disagio temporaneo. Ma io, se sono un buon amministratore, non guardo al mio vantaggio di breve periodo. Io, se sono un bravo amministratore, guardo al vantaggio di lungo periodo. Quindi oggi forse i cittadini se la prenderanno con me, forse non mi voteranno alle prossime elezioni, però io saprò di aver fatto la cosa giusta, cioè di aver risolto il problema delle separazioni delle acque bianche e delle acque nere e di aver probabilmente evitato ulteriori allagamenti. Io penso così sia l'amministratore. Detto questo, esiste un altro problema, quello dell'intervento sulle buche che possono capitare, che possono derivare da questi lavori che vengono fatti, che certamente l'acqua scava e quindi subito crea le buche, o dall'usura che l'asfalto comunque ha nel tempo, o di quei micro interventi che sono quelli forse più devastanti che noi abbiamo, perché noi abbiamo un esempio clamoroso in via Benedetto Croce, una strada appena asfaltata, sarebbe la strada che va da via Risorgimento e che arriva sotto la stazione, una strada appena asfaltata al centro di quella carreggiata, un buco perché un privato ha dovuto allacciarsi alla fogna e quindi mi è andato a tagliare l'asfalto dopo che l'abbiamo fatto da 2 mesi. Purtroppo cosa dovevo dire a quel cittadino? Non ti allacciare alla di un'abitazione ristrutturata, non ti allacciare, lui è nel diritto di potersi allacciare, quindi ha tagliato un momento la strada. Il problema non lo risolveremo mai, nel senso che andremo sempre a bucare, sempre a riasfaltare, ma è un meccanismo che è legato alla crescita della città. Vogliate o non vogliate, si deve andare avanti così, perché poi probabilmente fra 3 anni succederà che ci vorrà un'altra banda più veloce da un punto di vista per l'Enel o per la Telecom, qui dovremo un'altra volta ripassare, ci saranno servizi nuovi. È così, la città cresce e il canale di trasporto è quello là, le strade. A meno che non decidiamo di farli viaggiare volanti, questi interventi purtroppo sempre nelle strade. Allora qual è deve essere il nostro compito? 2 essenzialmente. 1, vigilare di più, stare più attenti su quelli che fanno i lavori, essere più cattivi, tra virgolette più cattivo, verso quelli che fanno i lavori, nel senso di pretendere magari un ripristino più veloce, un ripristino più efficiente, no? Questa è una cosa che possiamo e dobbiamo fare. E noi stessi dobbiamo essere più rapidi nell'intervento quando si crea la buca. Proprio per questo motivo annuncio, insomma, che l'Agropoli Servizi si sta dotando, si sta organizzando in maniera più poderosa per affrontare questo problema. Acquisterà un'attrezzatura ad hoc proprio per la riparazione del fondo stradale, quindi non più la solita sacchetta di asfalto a sfreddo che pure ha un suo utilizzo immediato, nel senso che noi andiamo a riempire il buco, ma ci sarà una squadra organizzata con un mezzo proprio ad hoc che andrà a prendere l'asfalto caldo nelle strutture a Omignano piuttosto che a Battipaglia, trasportare l'asfalto a caldo, interverrà come fa una ditta importante, cioè andrà a risagomare la buca, prepararla per il getto d'asfalto, gettare l'asfalto, andarla a rollare con un rullo, in modo tale che saremo più professionali nell'intervento, un intervento quindi più rapido e che con la maggiore professionalità legata a questa attrezzatura nuova, muovendo l'ingegneristica che si sta preparando proprio i preventivi per fare questo, in poco tempo ce ne doteremo, per dare un servizio più efficiente per quel che riguarda le riparazioni. Però alla fine quello che dobbiamo fare è proprio questo, cioè vigilare, essere più decisi ed essere più rapidi e più professionali nell'intervento di ripristino.
ma immaginare che i lavori non si debbano fare non credo sia, non so lei che pensa, consigliere Botticchio, non penso che possiamo frenare questa necessità che noi comunque abbiamo di dare certi servizi. E le posso garantire che l'intervento lì, in prossimità di un negozio in particolare, che è un fatto casuale, anche volendo, non ci saremmo riusciti a fare tutti quegli interventi proprio intorno a quel negozio, mi sembrerà strano, ma quello è un nodo della città, un nodo dove sono intervenuti, per diversi motivi, sia per i problemi che riguardano il gas metano, sia per motivi che riguardano la separazione delle acque bianche e delle acque nere, le fognature, perché là c'è tutta un'area alle spalle in prossimità del fiume Testeno che ha patito moltissimo sia gli allagamenti sia gli scarichi nel fiume Testene. Quindi proprio in quel nodo purtroppo più volte si è dovuto intervenire, proprio perché è un nodo particolare, quindi manca a farlo apposta, proprio in quell'area ci siamo dovuti intervenire. Ma veramente mi auguro che stiamo parlando di una cosa che è successa al passato, che il futuro non si ripeterà, e le ho detto sostanzialmente che per andare avanti dobbiamo andare avanti, però prendo impegno sia di essere più deciso sulle ditte che svolgono i lavori, sia di essere più rapido nell'intervento di riparazione, anche più professionale. Grazie Sindaco. Prego consigliere, replica. Io la ringrazio dell'impegno che ha preso, ma è normale, io voglio che i lavori vengano fatti e la città cresce. Infatti, se no non avrei parlato prima del cumulo delle alghe. È normale che voglio che le alghe spariscono, che le strade si liberano, vengono sistemate le buche che per tutta Agropoli purtroppo ci sono, perché quel poco di asfalto che viene messo non è... Però lei lo vedo pure solo, vedo una persona molto sola, vedo che mesi fa ha zerato le deleghe, non è circondato di persone specializzate intorno a lei, che i lavori a San Marco, mi ricordo una ditta, ha dovuto fare due volte gli scavi, lì c'è la tipografia di mio fratello, passo un giorno, dico scusa, ma su cantiere, ha detto Gisella, vuoi sapere? Dici, hai sbagliato il tubarrure, avevano messo un tubo panato, e mo hanno rifatto i lavori, e quindi altri 2 o 3 mesi, quindi ha detto bene, devo seguire bene le cose, perché lei è solo, non c'è chi lo aiuta, ciò io ho detto, quando vuole, mi può chiamare, perché non ci stanno persone effettivamente esperte che controllano queste ditte quando non lavorano bene, magari cioè, se la ditta deve stare un mese, che ne sa, sta 2 mesi, mica uno lo sa che deve fare, quindi non è che io ho molta fiducia, ho fatto l'impresa tanti anni, non so, pigliavo l'imbianchino, ma sono seguita sempre le cose, sai, c'è un detto antico, dice quando un atto non c'è i topi ballano, e allora io prendo per buono quello che dice il sindaco, dice da oggi in poi starò più attento, seguirò le ditte che fanno i lavori, e questa è una cosa bella che il sindaco ha detto e lo ringrazio, quindi da oggi in poi, e può contare anche su di me un aiuto, perché così deve essere, va bene così. Grazie consigliere. Passiamo all'altra interrogazione fatta dal Partito Democratico nella persona del consigliere Di Filippo, piano di zona. Prego consigliere Di Filippo, lei. Buonasera, sindaco, assessori, consiglieri. Innanzitutto mi associo alla soddisfazione del Presidente del Consiglio per il primo question time. Un question time voluto, proposto dalle minoranze, portato in commissione, approvato all'unanimità dal Consiglio come strumento democratico e di partecipazione. Quindi sono felice di partecipare alla prima seduta del question time. Io interrogo il sindaco sul piano di zona. Apprendevo in data 20/11/2018 dalla sala giornalistica alla città informazioni gravi e preoccupanti sullo stato di salute del nostro piano di zona S8, che da anni, come sapete, eroga servizi assistenziali importanti nel nostro territorio. Devo dire la verità, successivamente a questa data anche Cilento Channel, ho visto Ernesto Locco in Focilento, come testate giornalistiche, hanno sottolineato e evidenziato diversi problemi del piano. In modo informale vengo anche a conoscenza tramite testimonianze di lavoratori di problemi come la mancata retribuzione degli assistenti sociali e come ritardi che riguardano tutto il terzo settore, case famiglie, servizi per anziani, che superano perfino l'anno. La situazione così descritta mi sembra allarmante ed inoltre mi allarma la poca trasparenza degli atti amministrativi e contabili che il piano di zona non è tenuto a rispettare. Io ritengo e ritenevo
Il nostro piano doveva trasformarsi seguendo e regolarizzandosi con i parametri regionali, in società consortile, con tutti gli obblighi che ne scaturivano, di trasparenza e di contabilità armonizzata. Obblighi che avrebbero garantito trasparenza, celerità e ottimizzazione dei servizi, sempre con l'obbligo di rendere sempre più efficienti ed efficaci i servizi al cittadino. Invece purtroppo così non è stato. Ci sono stati anche diversi incontri al piano di zona, ma ahimè non c'è stato mai questa vera volontà politica di trasformare in società consortile. Voglio ricordare e riconoscere un ruolo centrale ed essenziale del piano di zona sulle politiche sociali locali e sull'organizzazione dei servizi locali, ma se ciò viene fatto senza un effettivo controllo da parte dei comuni partner, senza giusti processi di trasparenza, purtroppo si vanifica il ruolo della politica e si offende la cittadinanza attiva. Ancor più grave quando si contraggono debiti e non si riescono a soddisfare le richieste dei propri fornitori e collaboratori a distanza di mesi, anni. Io mi distacco da questo modo di agire del piano di zona S8. Mi associo all'indignazione e sconforto che stanno vivendo i collaboratori, le associazioni ed imprese convenzionate con il piano. È proprio sulle esigenze in primis del territorio e poi degli addetti ai lavori, ritengo opportuno che il piano fornisca chiarimenti analitici per permetterci di svolgere al meglio la nostra rappresentanza e di capire in dettaglio quanti debiti ha il piano di zona e quali sono le coperture economiche per le stesse, visto che noi ancora non abbiamo mai avuto un Q4 veramente chiaro. Sulla stregua di quello finora riportato e per svolgere al meglio il mio ruolo politico, interrogo il sindaco su quali azioni l'ente ha intenzione di perseguire per fare chiarezza sulla gestione del piano S8 e sui servizi erogati dello stesso e di rappresentarci al meglio alla prossima assemblea dei sindaci, chiedendo al piano S8, per iscritto se possibile sindaco, di fornirci un elenco dettagliato di tutti i servizi del piano di zona che è espletato negli anni 2014, 15, 16, 17 e 18, perché noi non l'abbiamo mai avuti. Bilancio analitico di tutte le attività svolte per gli anni che prima ho elencato, eventuale piano e riparto del debito, perché veniamo a sapere dai giornali che ci sono dei debiti, però non sappiamo quale piano e se ci sono, come vengono divisi, e se è possibile anche l'elenco dei dipendenti e della loro tipologia contrattuale. La suddetta interrogazione al sindaco di Agropoli ha l'obiettivo di sensibilizzare e porre al centro dell'assemblea dei sindaci e del piano di zona un confronto serio sull'opportunità di trasformare il piano di zona in società consortile e sulle criticità di trasparenza e celerità che si sono riscontrate negli anni e nei confronti del piano. In più, da ultimo, proprio ieri sono venuto a sapere che c'è stato un confronto anche con i sindacati e addirittura sono sospesi i servizi essenziali, quindi è una cosa gravissima. L'ente oggi pare quasi sfornito al 100% dei servizi essenziali. Mi preoccupa quello che sta accadendo sul piano. Sindaco, le supplico, ma veramente per me è una supplica, capire e intervenire prima possibile sul piano cosa dobbiamo fare. Grazie. Grazie consigliere, prego sindaco. Il quadro che lei ha fatto, consigliere Di Filippo, non è un quadro drammatico, è la realtà dei fatti. Cercherò insomma di spiegarvi, perché ho seguito l'evoluzione in negativo del piano di zona che oggi ha come capofila il comune di Varo della Lucania. In realtà cerchiamo di spiegarci, sostanzialmente la prima cosa che mi spaventa nella sua richiesta, e qui è l'unica cosa che riesco spero a tranquillizzarla, è sull'aspetto del debito. Io credo che non ho atti, per quanto già ho fatto più volte richiesta di una serie di documentazioni per avere idee completamente chiare, ma per quelle che le carte che ho visto sostanzialmente il problema debito non è relativo a partite non coperte, ma soltanto, tra virgolette, soltanto partite finanziarie non coperte. E che deriva sostanzialmente da incapacità del piano e del Comune di Vallo di riscuotere i crediti. Quando parlo di crediti parlo sostanzialmente di cosa? Il 2/3 delle azioni che fa il piano di zona sono fondi che derivano dalla regione, 1/3 circa sono soldi che mettono i comuni. Lei sa, la quota stabilita è 10 euro ad abitante, il Comune di Agropoli mette quindi qua poco meno di 220.000 euro. E la propria quota di partecipazione che poi viene implementata per 3, aggiungendo i fondi che arrivano alla regione. In più il piano di zona può partecipare, essendo ente accreditato, anche a finanziamenti che vengono dai ministeri e quindi implementa ancora di più queste entrate grazie a questi ulteriori fondi che arrivano.
E rispetto a questi incassi che fa sostanzialmente, comincia a fornire dei servizi. Il primo servizio che dà è quello, diciamo, dell'organizzazione dei, come dire, degli uffici locali, come nel nostro caso il nostro segretario sociale di Agropoli, che è fornito di assistenti sociali, psicologhe, operatori, insomma, del settore, che svolgono un lavoro immane, che è quello, diciamo, della prima accoglienza, se vogliamo, di tutti i problemi più gravi che la città di Agropoli ha. Poi parleremo anche dei problemi, nel senso che il tema è complesso. Quindi finanzia gli stipendi di questi dipendenti, che per conto dei sindaci, in particolare il caso degli assistenti sociali, rappresentano il sindaco in ogni dove. E cioè, voglio dire, un bambino subisce una violenza, deve essere seguito in tribunale, la competenza nel caso di minori è del sindaco, quindi l'assistente sociale. L'assistente sociale svolge per nostro conto, per mio conto, in questo caso segue il caso. E così, se vogliamo poi crescere famiglie in difficoltà, problemi legati alla povertà, problemi legati alle dipendenze, tantissime dipendenze, diversi tipi. Quindi i casi, diciamo, di intervento sono molteplici, e questo personale deve fungere da primo impatto rispetto a tutte queste problematiche e deve intervenire per nostro conto nelle aule di tribunale, nelle mediazioni familiari, dove serve. Ebbene, purtroppo queste persone che lavorano, manca a farla apposta, con persone povere, si trovano a essere, tra virgolette, anche esse povere, perché non ricevono lo stipendio da diversi mesi. E quindi anche per me chiedere alle nostre assistenti sociali, talvolta anche in questo consiglio se ne è parlato in maniera negativa, il loro lavoro, il loro impegno a fronte di non ricevere neanche lo stipendio a fine mese, per me è mortificante. Quindi immagini con quale approccio io arrivo a discutere di questo argomento. Sì, ora ci arrivo. Quindi in effetti abbiamo questo. Poi abbiamo tutti gli altri servizi che il piano di zona fa attraverso il terzo settore, che sono le cooperative sociali, che in gran parte collaborano col piano di zona su tutta una serie di altri servizi. E sotto forma di cooperative sociali sono anche molte case che accolgono i minori. Noi abbiamo il caso ad Agropoli, per esempio, di una struttura che è partita da 2 anni e ancora non ha ricevuto il pagamento di una fattura. Quindi una situazione assolutamente drammatica. E c'è una struttura invece che lavora da 12 anni qui vicino a Perdifumo, che non riceve forse da più tempo ancora il pagamento delle spettanze. Quindi una situazione drammatica. Ecco perché dico, il problema certamente non credo sia di natura, come dire, economica, ma sia di natura finanziaria. Cioè sicuramente abbiamo nel budget del piano di zona i soldi per pagarle, che non abbiamo incassati. E mo il mancato incasso a cosa, andiamo anche qui a discutere, a cosa si determina? Per 2 componenti, uno perché i comuni non versano la loro quota, e un altro che però ritengo sia quella più importante, che probabilmente le rendicontazioni che il piano di zona fa non vengono accolte, o sono errate o sono sbagliate, perché manca a fare apposta né ministeri né regioni pagano i servizi che noi dobbiamo rendicontare per poter essere liquidati. E questo rappresenta la gran parte. Io penso che il problema sia proprio lì, nella gestione dell'ufficio di piano, perché io penso che un comune sia in ritardo nel pagamento, ci sta. Il comune di Agropoli deve dare circa 300.000 euro al piano di zona, considerato che 2,20 circa la quotona, abbiamo un anno di ritardo, che è un po' una media che hanno tutti quanti gli altri comuni. Qualcuno probabilmente qualcuno in più, qualcuno è più virtuoso, è riuscito a pagare tutti quanti, ma bene o male ci sta questo ritardo, ma incide soltanto per una piccola parte, abbiamo detto 1/3, se escludiamo addirittura i finanziamenti ministeriali, e che comunque ha un ritardo di 1 anno, quindi non può essere paragonabile ai 2 anni o ai 3 anni con di mancati pagamenti. Quindi il problema, quindi, è proprio più profondo. Non è, come si è detto e si è letto sugli organi di stampa, che il problema è che i comuni non versano la quota, perché se anche tutti i comuni versassero tutte le quote, noi avremmo ancora molti soldi da dare sia alle case famiglie, sia alle cooperative, sia ai dipendenti.
Quindi probabilmente io comincio a pensare, e per questo e di questo me ne farò, probabilmente è proprio nella gestione del piano stesso che qualcosa non funziona. E allora lì dobbiamo fare comprendere come fare questa battaglia. Vi confesso, insomma, che abbiamo anche un po' di problemi, nel senso che il comune di Agropoli, essendo il comune più grande, e purtroppo essendoci ancora questo campanile che non viene distrutto, ma io vorrei fosse stato già distrutto da anni, di rapporti con l'entroterra, ogni volta che noi rappresentanti di Agropoli andiamo lì a gridare, vi garantisco che siano state battaglie, che ho partecipato personalmente, non mi avete mai visto in consiglio così arrabbiato come sono stato al piano di zona, molto di più, io abbia fatto battaglie, diciamo, campali, e molto spesso però non ci vedevamo supportati anche dai comuni dell'interno, che quasi per una logica di campanile, vedevano quelle che erano le nostre preoccupazioni di 3 anni fa, di 4 anni fa, quasi come una escamotage, quasi come per togliere a ballo l'elemento del capofila. Hanno fatto un grosso errore, a noi non ci interessa. Noi ci interessa che i servizi funzionano. Quindi forse un po' per questo abbiamo patito una diffidenza che oggi mi pare non ci sia più, perché tutti si sono resi conto che purtroppo i servizi non ci sono e siamo arrivati all'assurdo per cui non c'è neanche un meccanismo normativo per assumere i dipendenti. Perché posso pure capire, insomma, che non paga nessuno e i dipendenti non li pago, ma che tu al 1° gennaio non sei riuscito a trovare uno strumento normativo per assumerli, perché i contratti a progetto non esistono più e non hai trovato un meccanismo normativo per dare un'assunzione diversa, vuol dire che qua c'è proprio la mancanza di volontà o l'incompetenza, perché non c'è più il problema di dire non mi hanno pagato. No, tu non hai studiato lo strumento, pur sapendo che arrivavi a quella data in cui non potevi più prorogare i CocoPro, e sapevi che arrivavi in quelle condizioni e non ti sei preparato per trovare uno strumento normativo alternativo per assumerli. È qui che si è superato probabilmente il segno, dove quindi a questo punto l'atteggiamento nostro deve essere diverso, e quindi oltre, come dire, l'idea negativa che si voglia e che si voglia prendere del Comune di Agropoli, noi andremo a fare la battaglia veramente per seguite quelle che sono le indicazioni delle regioni, perché dall'altra parte la soluzione già c'è. Perché la regione Campania da 2 anni già ha detto lo strumento di associazione tra comuni non funziona più come strumento. Bisogna fare un passo in avanti, anche proprio per risolvere il problema delle assunzioni, perché chi assumeva poi questi assegni sociali, questi poteva assumere il singolo comune come comune capofila? No. L'associazione tra comuni non è un ente giuridico che può fare gli atti propedeutici o programmare certo tipo di assunzione, non lo può fare. Mentre nulla ci avrebbe tolto al comune capofila costruire, come la regione indica, un'azienda consortile, così come l'abbiamo anche noi nel comune di Agropoli, l'Agropoli Centro Servizi, uno strumento che poteva essere lo stesso, simile o diverso come l'avrebbero pensato, ma uno strumento giuridico che nascesse dai comuni e che potesse fare 2 cose, avere una sua indipendenza finanziaria e avere la sua una capacità assunzionale. E sì, perché io capisco anche il sindaco di Vallo talvolta che è imbarazzo a fare un decreto ingiuntivo a un altro comune. Probabilmente la città consultiva non si sarebbe posto questo problema, l'avrebbe fatto comunque. E capisco anche il comune di Vallo che nella generosità, perché si rende conto che ormai la confusione è talmente tanta, ha addirittura utilizzato la sua anticipazione per cercare di affrontare questi pagamenti, e oggi si trova in condizioni assurde che non può pagare i suoi dipendenti. Quindi, diciamo, oggi il Comune di Vallo si trova, come dire, a trovarsi sia, tra virgolette, come, diciamo, responsabile quando comune capofila, e sia nell'imbarazzo che ha utilizzato i soldi che aveva per cercare di apparare il fosso, ma ormai quello era troppo grande, e quindi in quelle condizioni si è trovato anche in difficoltà. Quindi secondo me l'approccio che dobbiamo avere, che io vorrei avere, ma io di questo ho intenzione di portare proprio in consiglio comunale un argomento di questo tipo, anche perché penso che ci arriveremo a questo, perché se non troveremo tra i comuni al coordinamento un'intesa, o non troveremo il comune capofila disponibile a ragionare con noi, o non troveremo una soluzione, io tornerò in consiglio e chiederò al consiglio
l'autorizzazione a fare strade diverse, che potrebbe essere quella di lasciare questo coordinamento istituzionale, che potrebbe essere quello di pensare a un nuovo coordinamento, che potrebbe essere quella addirittura di uscircene e fare per quest'anno con i 220.000 euro quello che possiamo e poi vediamo. Perché almeno non siamo partecipi di una nave che sta affondando, che noi da tempo stiamo dicendo che non è quella direzione e non si riesce e no, o non si è voluto trovare una soluzione. Quindi rispetto al suo accorato appello io dico, discriminante sarà il prossimo coordinamento istituzionale che sarà convocato nei prossimi giorni. Io posso fare anche menzione, diciamo, della data, quali consiglieri o assessori vorranno seguirci in questa giornata che ci recheremo a Valle per discutere di questo, proprio per farvi partecipe, farvi rendere conto e toccare con mare quali sono le reali problematiche, però lì capiremo se si vuole cambiare indirizzo, cioè andare verso la costruzione di un'azienda che possa in qualche modo però essere traghettata tra i mille problemi che abbiamo comunque e che devono essere risolti, oppure si arriverà diversamente a uno scontro, diciamo, anche politico oltre che tecnico. Oggi io sono nella difficoltà, non avendo, come dicevamo prima, l'assente sociale è quello che fa per conto del comune una serie di, e del contesto una serie di servizi. Oggi se mi viene un genitore che mi viene a dire io sono separato da mia moglie e mia moglie non mi fa vedere i bambini, cioè io non so chi mandarci a parlare con sta signora. Questo è un lavoro che fa l'assistenza sociale, che segnalato il problema interviene e ha i poteri di poter parlare con la signora e ha i poteri tramite il giudice di poter intervenire. E anche semmai in collaborazione con il tribunale prendere dei provvedimenti, arrivare a prendere dei provvedimenti, ma io non ho il potere direttamente di fare questo perché non ne ho le competenze. Quindi oggi siamo nella condizione gravissima che se succede un problema io ho la difficoltà. E quindi è una cosa che va risolta nel brevissimo. Ho cercato di descrivere velocemente una serie di problemi, altre cose ci sarebbe da dire perché non è un problema, diciamo, di facile soluzione e ha da molte sfaccettature. Però il senso che voglio trasferire è proprio questo: noi cercheremo di andare nella direzione che lei diceva, quella della costruzione dell'azienda, e cercare di capire insieme in maniera chiara qual è la direzione che il piano e il coordinamento istituzionale vorrà prendere. Se è diversa da questa, tornerò in consiglio per chiedervi lumi e altre strade da seguire. Grazie sindaco, prego consigliere Di Filippo. Soddisfatto dalla risposta, però ancora di più per valorare la nostra tesi, la Regione Campania dà un bonus ai piani che si trasformano in società consortili, quindi proprio è volontà della Regione Campania andare in tal senso. Noi più volte l'abbiamo manifestato, però sottolineo un'unica cosa, sindaco, la trasparenza da parte del piano di zona, perché noi non conosciamo nel dettaglio tutti i servizi, tutte le cose. Io vi lascio comunque allegato le richieste che ho fatto e spero che tutti i consiglieri possano prenderne atto, perché sono dei servizi essenziali che attualmente sono interrotti e che secondo me ci sarà anche un danno da parte del piano di zona nei nostri confronti. Ok, grazie. Ok, grazie consigliere Di Filippo. Passiamo all'ultima interrogazione fatta dal consigliere Botticchio. Manutenzione edifici scolastici e sportivi, premesso che da ispezioni effettuate. Allora io mi voglio soffermare un attimino con il consigliere Botticchio relativamente a questa sua iniziativa. Le voglio formulare delle domande, consigliere, così avremo modo di avere un confronto sereno, che ho tentato anche qualche settimana fa dal sindaco quando lei si è recata per manifestare quello che poi stasera sta per interrogare. Le faccio una domanda. Il testo unico sugli enti locali, lei l'ha consultato nel momento che è diventato consigliere comunale? Perché l'articolo 43, diritti dei consiglieri comunali, è importante che lei lo sappia e lo applica, perché dobbiamo essere chiari, non deve mettere in difficoltà l'istituzione comunale nel momento che lei di iniziative personali porta avanti senza averne diritto di poter fare quello che poi anche in questa interrogazione lei chiede. Poi le ricordo l'articolo 29 dello Statuto e l'articolo 26 e 27 del regolamento del Consiglio Comunale. Io mi fermo qui, se lei mi può dare velocemente una risposta, se lei è edotta di quello che riportano quello che gli ho appena
Allora, io qua non sono in un'aula di tribunale, gli articoli me li leggo e posso anche non leggerli. Quelli che è la mia persona di sì. consigliere comunale, che forse lei si riferiva alle mie visite a scuola, alle scuole. Ispettive, sì, a scuola. Sì, come consigliere comunale, essendo complessi proprietà del comune, al di fuori forse del liceo scientifico che lì appartiene alla provincia, però forse il plesso pure è proprietà del comune, io posso, non è del comune la... Però lì sono entrata, non sono entrata né armata e né con prepotenza. No, deve... Io sono, come consigliere comunale, sono stata chiamata da Bene. Mamme e insegnanti, e questo è grave, perché finché ti chiama la mamma, dice ma no, la mamma è protettiva col figlio, può anche esagerare, ma che ti chiamano gli insegnanti e ti dicono abbiamo freddo, i riscaldamenti, la sottoscritta come istituzione, consigliere comunale, eletta da popolo di Agropoli, va nelle scuole con tanto di educazione, bussa, posso entrare ed espongo il problema. Allora, io ho subito delle aggressioni, le ho subite anche qua sopra quando io ho accompagnato due mamme, che le mamme, io faccio nome e cognome di mamme, non le faccio qua per un fatto di pratica, se ne sono andate sconcertate, dice Giuseppe, mamma, mi chiedo quando vedono a te, vedono il diavolo, il demone, che io abbia, diciamo, deciso spontaneamente, sempre la mia spontaneità nell'andare, ma io sono stata sollecitata da insegnanti, l'insegnante poi mi ha chiamato della scuola, ci ha detto Giuseppe grazie, non mi muori tu e freddo, alle 11 non spengono più i riscaldamenti, il bagno è stato riparato e io ho avuto una soddisfazione, vittoria, mica io guadagno qualcosa, lo so, però che l'insegnante un problema mi che dice... Prima che lei venisse già era stato risolto il problema, lei ha tutto il diritto di prendersene il merito e mi fa piacere perché lo tutti prendo il merito, ma che tutti sindaco, prendere i meriti. È un piacere per me. Ma non è, non è una corsa che si prendeva. Però lì è stata un aggressore che io non devo toccare. Cioè io sono consigliere comunale, consigliere allora, della consigliere gente. E ormai mi sono autoproclamata. Quando la gente mi chiama, io corro. Consigliere senza Botticcio. Togliere nulla, articoli in articoli. Vi prego. Lei deve sapere che l'autonomia di plessi scolastici non è nostra. Nel momento che lei si deve recare presso i plessi, può venire in comune, va dalla gestione, nel particolare settore manutenzione, si informa, prende visione degli atti che hanno potuto determinare... Ma il bagno quella... rotto, se non guardavo il bagno, e come si andava allora, a riparare? Quella lei l'insegnante non è deputata a guardare i bagni, lei bagno. Deve denunciare presso gli uffici comunali quello che gli è stato detto... E gli uffici comunali devono intervenire, questa è la cosa che io però, sto però cercando intanto... di farle capire, che la sua azione si deve limitare per quelle che sono le norme. Detto questo, io avevo il dovere di farlo, lei può comportarsi come ritiene opportuno, poi ne trarrà le conseguenze del caso. Grazie. Io... mi fa male ascoltare questo presidente, sa perché mi fa male? Perché alla fine il gesto è stato non studiato perché dovevo magari suscitare un malumore in qualcosa, o in è stato fatto con una spontaneità proprio chiamata da un insegnante, quindi non immaginavo mai di scatenare un budifero. E poi lei mi dice adesso in questa sede, nell'assise, dice lei deve prima, invece voi, dico tutti, dovreste essere contenti che il mio intervento, i bambini non hanno più freddo. Ma non è così, noi riserviamo tassativamente così, che non è così, ma come l'intervento di cambio dell'orario, lei quando è venuto nella mia stanza e io ho chiamato il manutentore, cosa ha risposto il manutentore? L'abbiamo già cambiato l'orario. Allora perché? Allora lei si vuole prendere i meriti, se li prenda, non, va benissimo, se che... vuole fare la corsa al bene, te la faccia, però quando parla davanti a me o in quest'aula di avere l'onestà intellettuale, urlate, poi dopo lei va sui social, fa quello che vuole lei, però in quest'aula davanti a persone che lavorano tutti i giorni non le consento dire cose che non sono vere. Persone che lavorano, lei ha zerato le deleghe, lei ha c'è zerato gente le deleghe che lavora tutti i giorni e ora ascolti la relazione del consigliere e poi si rende conto. No, io non ho finito ancora. Prego. Io parlando di scuole, prima che inizio l'interrogazione, il mio pensiero va al piccolo Giuseppe di Cardito, quel bambino che è morto per mano del patrigno
andava a scuola, vedi, parliamo di scuole, questo bambino, e gli insegnanti, forse i dirigenti, si sono, hanno avuto modo di vedere i lividi, l'ecchimosi su questo bambino. E io come istituzione mi sono sentita male, perché sto a 100 km e non ho potuto fare niente. E Giuseppe, 100, 120, non è che sto a contare, e non ho potuto fare niente, e Giuseppe è morto perché magari i servizi sociali non hanno, o gli insegnanti. Io ricordo Giuseppe e ricordo anche molte volte, vedi, quando c'è, non c'è un interesse proprio primario, succedono queste cose. Oggi tutti sapevano, l'insegnante sapeva, la dirigente sapeva, quell'altro, tutti sapevano, però Giuseppe è morto. Ed è un fatto che mi ha toccato molto, come mamma, come c'ho una nipotina, come nonna. E quindi ho voluto ricordare, prima di interrogare, diciamo, i signori assessori Santosusso e la dottoressa Lambasone, suo piccolo Giuseppe, sperando che non succeda mai più e che noi saremo sempre vigili e attenti. Anche ho avuto un assistente sociale, se n'è andata, ma Vanna, a lei è assistente sociale, quindi ne sa più di me. E, allora, mi rivolgo agli assessori. In questa mia ispezione, che non approvate sicuramente, però io l'ho fatta, sono contenta perché poi è finita bene, dei problemi sono stati risolti e quindi sono contenta così. Ci stanno, diciamo, ho risollevato varie problematiche. Dottoressa Lambasone, lei fa un po'... lei lo sa che un assessore alle scuole non è presente, lei non è presente. Lo dico io perché è così. Evidentemente andate molto d'accordo e mi fa piacere. No, vabbè, mettetevi d'accordo, chi deve parlare prima? Facciamo completare così subito, no, modo di continuare. Vai. Allora, concluda. Lei parla di varie problematiche o di notevoli problematiche, perché vabbè, sono due cose diverse. Sono varie, ho visto proprio la non presenza. Vabbè, ma voi guarda, vi chiudete talmente in difesa. Qua non è un attacco. Allora, un assessore deve essere ha preso un impegno e l'impegno va onorato. Quindi. Allora, lei lo dice proprio a me, lei è a conoscenza del mio impegno giornaliero negli edifici scolastici, come lo sono a conoscenza anche gli altri consiglieri di opposizione. Io non parlo del suo impegno, evidentemente è ancora peggio, perché se lei è presente sempre e poi abbiamo questi risultati... Ma noi abbiamo 12 scuole con 2.500 alunni, forse questo lei non lo sa. 12 edifici con 2.500 alunni che scassano continuamente bagni e tutte le altre suppellette. Quindi questi ragazzi vanno ai servizi sociali, non devono andare a scuola, vabbè. No, sono i ragazzi che scassano. Che scassano, sì. Tutti, cioè un riscaldamento che sono 5 anni che al liceo scientifico. Dai. Il liceo scientifico non è di competenza comunale, ma di competenza provinciale. Io come assessore vado, cioè io entro, trovo tutti al calduccio. No, però i ragazzi chi... Consigliere Botticchio, se questa amministrazione mette le mani sull'edificio scolastico per risolvere, sull'edificio scientifico per risolvere dei problemi, viene denunciato alla Procura della Repubblica. Però non si può rivolgere alle autorità competenti in provincia, cioè non si può fare niente, perché ormai la provincia sta a Salerno, noi stiamo qua e qua dobbiamo morire. Questo si può fare, ma non pensano proprio, l'ho fatto già molte, moltissime volte questa cosa. Non rispondono neanche più al telefono. Quindi lei abbia conoscenza prima, effettivamente, dei rapporti tra amministrazione provinciale, amministrazione comunale, delle scuole, e allora poi può parlare, no? Andiamo insieme, no, io ho conosciuto, cioè lei, i lavori sono fatti male, l'impianto di riscaldamento del liceo, non so chi si è fregati i soldi, perché l'ha fatto così, non vuoi, perché poi se vado a pigliare il carte, ma esce pure quello, un impianto fatto male, inadeguato, non è sufficiente, però negli uffici dei segretari, lo nominai preside dell'umanità, loro ci hanno condizionato. Faccia l'interrogazione. Avete capito?
Cioè, poi sono pure scostumata, sono stata anche scostumata ad andare lì, sono stata pure scostumata, sono stata chiamata. Solo perché ho difeso i ragazzi con i giubbotti che avevano freddo e gli insegnanti che hanno freddo. Consigliere, l'interrogazione. Ok. Interrogazione alla dottoressa Lambasoni. No, questa è una. Sì, sì. Prego. Allora, cara, rispondo io per tutti e due. Cara consigliere Botticchio, cara consigliere Botticchio, io la chiamo cara per la conoscenza annuale di molti anni che abbiamo tra... Non... Ecco, bravo. Ah, la domanda è questa qua, è un momento. Ah, venga qua. Ma la doveva leggere lei veramente. Io. Allora, la domanda, interrogazione a Santo Sosso e dottoressa Lambasone. Scusate, dottoressa Lambasone, mi scusi, chiedo scusa. Premesso che da ispezione effettuata dalla scrivente si è riscontrato notevoli problematiche da manutenzione degli edifici scolastici e sportivi, quale perdite d'acqua, vattupala concilio, scende acqua, problematiche di sovraccarico degli impianti elettrici, la scuola Landolfi è staccato tutto, l'ha saltato, abbiamo risolto, però... Chiedo di sapere agli assessori competenti che siano a conoscenza delle problematiche e che se hanno un piano, diciamo, insieme, cioè è inutile che, sembra quasi come io, dice ce l'hanno con me, io non ce l'ho con nessuno, io faccio il mio lavoro da consigliere comunale, non siete abituati perché giustamente si viene, si alza la mano e me ne vado, ci ho fatto un consigliere, non sono il consigliere, io sono consigliere dove giro, guardo, e parlo, e non ce l'ho con nessuno, l'odio, e no, non l'ho mai conosciuto, io anzi lo voglio bene, che mi ascoltate, mi risponde, e c'è l'affetto, la politica è un'altra cosa. È reciproco. Ma così deve essere. Lei agisce da consigliere comunale quando io fui nominato per la prima volta. Assessore, che volevo spaccare il mondo, poi ho incominciato a capire, sono entrato nel meccanismo del palazzo, nei meccanismi amministrativi, nei meccanismi del bilancio, e ho cominciato a capire come effettivamente si gestisce il governo di una città. Questo glielo auguro anche a lei di fare in fretta, più in fretta di me. Allora, ritornando all'interrogazione, prima il consigliere parlava di varie problematiche, ma l'interrogazione parla di notevoli problematiche. E sono due cose diverse. Lei ha toccato un argomento su cui, cara consigliere, lei stessa conosce che da parte nostra, mia e dell'assessore Lambasone, c'è un impegno giornaliero per molte ore. Se l'assessore Lambasone è impegnata nel lavoro, Lambasone... Io mi ricordo sempre Lamba e Sona, quindi unisco le due cose e si chiama Lamba Sona. Io faccio teatro, un po' di ironia ci deve pure essere. Quando è al lavoro, chiama me se esiste qualche problema, io glielo vado a risolvere io, quindi. Voglio dare prima una notizia, che oggi in giunta abbiamo approvato il progetto esecutivo per le opere di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato dell'Istituto Scolastico Luigi Scudieri in Via Verga. Quindi, da qui a qualche mese, gli alunni che sono ospitati nell'ala nuova qua andranno di nuovo nel loro edificio. Quindi abbiamo fatto una cosa buona, no? Beh, questo fa piacere anche a me. Però voglio fare una premessa prima, giusto... La premessa per dire, sappiamo tutti che la scuola ha un ruolo importantissimo nella formazione dell'individuo ed è un diritto allo studio costituzionalmente garantito, lei lo sa, no? Ci sono gli articoli della Costituzione. Poi la normativa fa obbligo ai comuni di provvedere per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, di loro competenza. Sia per la formazione, per le spese di funzionamento didattico delle stesse, e sia per le spese di manutenzione
spicciola ordinaria e quelle di straordinaria. Chiarito questo, in merito alla domanda del question time, ritengo opportuno dire che gli edifici scolastici, quali sono gli edifici scolastici di cui l'ente ha l'obbligo di provvedere a questa manutenzione? Poiché il consigliere Botticchio, almeno nei primi giorni, da consigliere, ha fatto un po' di confusione, credendo forse che il liceo scientifico fosse di competenza del comune di Agropoli. Noi abbiamo, tutta provinciale, sia come edificio e sia come formazione didattica. Quindi lei ha fatto un po' di confusione, ma non fa niente. Per uno che fa il consigliere comunale da pochi giorni, non conosce le normative e quindi... No, non ho fatto confusione, anzi ho fatto un'opera... Comunque per conoscenza immediata le dico che noi abbiamo 12 immobili scolastici, di cui forse qualcuno non lo sa. 6, dal punto di vista strutturale, possiedono i requisiti antisismici. Quelli che non li posseggono sono quelli che sono stati costruiti antecedentemente alla normativa antisismica. Solo per chiarire. Poi, e abbiamo una popolazione di circa 2.500 alunni. 2.500 alunni in 12 edifici, che cosa può succedere? Noi, i bagni, che lei parla dei bagni, ne rompono 3 al giorno, 4 al giorno, 5 al giorno. Però abbiamo un elettricista e un idraulico, giornaliero nelle scuole. L'idraulico addirittura è presente qua, quindi può testimoniare, giornaliero a risolvere i problemi degli edifici. Ma io la credo. Dire un'altra cosa. Gli credo, ma... Diceva De Mita, politico della Prima Repubblica, un buon governo prima di agire deve pensare. Come? Pensare e poi risolvere i problemi. E le dicevo prima che io quando fui nominato per la prima volta assessore, non dico quando, se no qualcuno di loro può dire, ma chi sta quando se ne va? Da molti anni. Volevo spaccare il mondo, me la prendevo con tutti per il servizio, per essere servizievole, dicevo, alla società. Adesso io do servizi alla città. Prima ero servizievole, poi ho cominciato a capire, ad entrare nei meccanismi, a capire gli uffici comunali come erano organizzati, il bilancio come si organizzava, e da allora ho intrapreso a costruire e ad agire con azioni atte al progresso della città e del culturale ed economico. Questo è quello che le auguro, consigliere Botticchio. È inutile spaccare il mondo, non c'entra, bisogna entrare nella conoscenza. E faccia in fretta, cerca di arrivare prima di me allora, perché io ci ho messo molto tempo per capirlo. Lei lo deve capire prima. Vabbè, io la ringrazio del consiglio sicuramente. Detto questo, passiamo alla question time. Allora, lei parla di una perdita d'acqua e di un sovraccarico di corrente, problemi che noi già abbiamo risolto immediatamente, lei lo sa. E mi fa piacere. Però quello che mi dà fastidio, nella domanda si parla di ispezioni effettuate dalla scrivente. Ma l'ispezione la fa l'ispettore di polizia, lo fa l'ASL. Io l'ho fatta come consigliere comunale. Lo fa la DI, lo fa... quelle sono le... Ma è stata sufficiente la mia, in quanto se poi... Se invece io le scuole vado a visitare 3 volte alla settimana per vedere i problemi che ci sono. E le assicuro che li risolviamo tutti, giornalmente. Ma io quello volevo sapere, io questo volevo sapere da lei.
Poi, dove dice che sono state riscontrate notevoli problematiche degli edifici scolastici. Allora, le notevoli problematiche invece sono quasi inesistenti, perché io l'altro ieri sono andato a visitare le scuole e ora le dico che cosa ho trovato. Scuola Infanzia Mozzillo, nessuna problematica. L'incaricato mi ha riferito, e metto il nome, Gallo Teresa si chiama, ha riferito che nella scuola non c'era nessuna problematica. Scuola Infanzia Cannetillo, la maestra Gauceglia Delfino mi ha riferito nessuna problematica, io faccio i nomi qui. Scuola Elementare Cannetillo, Elio Danillo, il bidello, ha detto che non c'è nessuna problematica. Se poi, se escono domani mattina, le risolviamo. Scuola Elementare Mattine, il bidello Fiore Candida mi ha riferito che c'è uno scarico di bagno che perde, però là ce ne sono altre sette che funzionano. Scuola Materna Mattine, la signora Enrico Sofia mi ha detto una problematica della cucina. La scuola media non presenta nessuna problematica, presentava una problematica di una presa non funzionante, l'elettricista già ha risolto il problema. Scuola Materna Elementare Moio, Emilio Mondoni, nessuna problematica. Scuola Elementare Nuova, questa qua, la maestra Patrizia, nessuna problematica. Scuola Landolfi, c'è un riduttore di pressione per lo scaldabagno che non funziona. Ditemi quali sono queste notevoli problematiche. Se vai a visitare, non a ispezionare le scuole, per me ci puoi andare sempre. Se domani ci sono delle problematiche, dopodomani le abbiamo risolte. Poi volevo dire che la perdita di un bagno, chiedo scusa un momento. La perdita di un bagno è quasi naturale su una popolazione di 2500 alunni, no? E che caspita. A casa mia, quando perde il bagno, io devo fare i salti mortali per trovare un idraulico. Invece noi ce l'abbiamo fisso il giornaliero nelle scuole, e poi se perde un bagno nella scuola ce ne stanno altri 15 che funzionano. Quindi non penso che sia una grave problematica questa qua. Poi un bagno si rompe anche a come si dice? Buckingham Palace, si rompe a Trump, si rompe da tutta parte, si bagnano. Si fanno rompa pure in tasca. Vabbè, allora, un'altra cosa volevo dire sulla scuola. Ah, il sovraccarico. Allora, il sovraccarico, per quanto riguarda il sovraccarico della corrente, dove non si è mai verificato in una scuola di Agropoli una cosa del genere, solo si è verificato tempo fa alla scuola Landolfi, ma per un motivo non nostro, è una causa proprio dell'Enel, perché l'Enel ha cambiato il contatore solo in questa scuola qua, e purtroppo è un contatore quando va in sovraccarico scatta, non si infiamma, non si risalta. Invece questo qua che ha montato l'Enel e li sta montando dovunque, dove ha proteste enormi per questi contatori qua, di cui noi non ne facciamo andare in nessuna scuola più, chiaramente, questo si accende. Presenta una tipologia dei componenti elettrici dentro che si surriscaldano e si accendono. E abbiamo scoperto, sono contatori fatti in Cina. Quindi abbiamo risolto, il contatore l'abbiamo addirittura tolto, abbiamo messo tre contatori, uno all'altra scuola, due qua, e quindi abbiamo risolto tutto per bene. Come vede, cara... È tutto perfetto. Non è tutto perfetto, per l'amore di Dio, i problemi escono giornalmente, gliel'ho detto già, però noi abbiamo la capacità di risolverli giornalmente, perché abbiamo un idraulico e un elettricista giornaliero nelle scuole. Quindi grazie pure ad Agropoli Servizi, chiaramente.
che ha messo a disposizione due professionisti del genere affinché si possano risolvere giornalmente e ad horas tutti i problemi delle scuole. Poi la posso garantire, consigliere Bottiglio, che l'incarico che vado ad espletare ogni giorno, anche per 10 ore al giorno, è apprezzato e riconosciuto da tutti i rappresentanti scolastici, sia essi presidi, manager, professori, maestri e anche genitori. Quindi la disponibilità e l'enorme impegno messo al servizio degli edifici scolastici e della stessa città non è stato mai carente nei riguardi della scuola da parte mia. Per quanto riguarda, questo le volevo dire, mi pare che abbiamo finito per quanto riguarda la scuola. Poi la invito io a visitare le scuole insieme a me. Questa è una cosa che mi fa piacere. A visitare la scuola la invito io. Andiamo a Cannetti. Però non può fare una polemica su un bagno che è aperto. È assurdo, è pazzesco. Per quanto riguarda poi... Intanto è stato risolto il problema. Cara signora, cara consigliere Bottiglio, noi abbiamo uno dei migliori impianti sportivi della Campania, forse lei non lo sa. Abbiamo il campo Guariglia che ce lo invidiano tutti, abbiamo il basket, ce lo invidiano tutti, abbiamo i due, l'imbastato, il Palagrin, ce li invidiano tutti. Io non ho visionato il... No, un momento, fateci arrivare. Interventi manutentivi si fanno anche là in maniera giornaliera. Noi abbiamo la pulizia soprattutto, adesso stiamo pulendo tutto l'esterno del campo Guariglia, può andare a verificare. E adesso metteremo in atto tutta la piastrellazione degli spogliatoi del campo sportivo Guariglia, fra poco. Quindi renderemo ancora più agibile il campo sportivo Guariglia, di cui noi andiamo tutti fieri. Un problema ce l'abbiamo, devo dire la verità, nel basket, dove nel corridoio vicino agli spogliatoi, quando piove, entra l'acqua. Però il problema non lo possiamo risolvere ancora, perché bisogna smontare tutto il tetto. Piove e non lo puoi smontare. Dobbiamo aspettare giorni migliori di sole e soprattutto non possiamo bloccare i campionati di basket, perché scoprendo il tetto blocchiamo i campionati di basket. La risolviamo in questo modo. Quando è possibile risolvere il problema, lo risolviamo sicuramente, anche se ci vuole in bilancio una bella somma, insomma. Però su questa cosa qua la risolveremo sicuramente. Poi noi facciamo tutta manutenzione dei servizi igienici, delle docce, degli spogliatoi, sempre tramite il nostro grande idraulico, quando ha molta voglia di lavorare, ha sempre voglia di lavorare, però quando ne ha molta curiamo un poco tutto. La pulizia dell'erba, più di questo che dobbiamo fare? L'impegno giornaliero lei lo conosce bene, lei mi conosce bene come faccio le cose, no? Quindi che dobbiamo fare? Non lo so, questo è... Se è contento della risposta mi fa più piacere. Se vogliamo andare a visitare le scuole anche domani ci andiamo insieme. Va bene? Prego, consigliere. La dottoressa Lambasone non... Allora, lo sa che io faccio l'assessore alla pubblica istruzione. Lei ha fatto nell'interrogazione ben specifica manutenzione, per cui per questo ha parlato l'assessore Santosusso, perché si è occupato fino adesso di edilizia scolastica e quindi manutentiva. Questo non toglie, come ha detto Santosusso, che io sono in contatto giornaliero con tutti i dirigenti di tutte le scuole. E anche se il liceo scientifico non è competenza comunale, spesso il dirigente Fortunato Ricco, anche per piccole cose, ci ha chiamato. E onestamente abbiamo sempre, vero o no Gerardo, risolto il problema anche al liceo scientifico, che nonostante non sia di competenza comunale, grazie all'idraulico, grazie all'idraulico che abbiamo chiesto la cortesia, perché il dirigente mi ha chiamato, anche una perdita semplice di acqua, una semplice cambio di un rubinetto, di un flessibile, è vero Santosusso, me lo confermi.
Io ho chiamato lui perché giustamente lui si occupa di manutenzione ed è stato subito pronto a risolvere il problema da 2 anni a questa parte. Giornalmente mi sento con tutti i dirigenti, quindi la mia assenza, certo non lo deve dire lei, ma penso che lo si devono lamentare i dirigenti scolastici qualora ci fosse, ma mi sembra che ho non è conoscenze o amicizie come ha sottolineato, ma è soltanto una presenza collaborativa tra il dirigente e l'assessore, sia con le scuole medie, sia con tutte le scuole elementari, ho continui contatti, fino adesso abbiamo risolto tutti i problemi, non solo per quanto riguarda gli impianti, le manutenzioni e quant'altro, ma mi riferisco anche a qualora ci siano stati in questi 2 anni, e ce ne sono stati tanti, di eventi culturali, dove l'amministrazione è stata sempre presente nel patrocinare gli eventi, non soltanto come patrocino ma anche come contributo. Ne abbiamo fatti una serie in questi 2 anni e il Comune è stato sempre presente, non solo con le scuole elementari e con le scuole medie, ma lì anche dove non potevamo anche non essere presenti, ma abbiamo dato sempre i contributi. E mi dispiace che lei non sia informata, ma ci sono state varie manifestazioni anche al liceo musicale dove il Comune è stato presente, abbiamo dato, grazie anche, c'era prima il gestore del teatro, c'era Sergio Di Fiore, insieme con Sergio abbiamo dato noi come Comune la giornata e quindi abbiamo fatto degli eventi musicali anche con il liceo musicale, abbiamo fatto gli eventi con il liceo scientifico, abbiamo fatto eventi con le scuole medie, quindi lì dove c'è stata la richiesta ufficiale fatta da tutti i dirigenti di questi, della nostra città, quindi che siano scuole elementari, medie e addirittura scuole superiori, l'amministrazione ha dato sempre una risposta positiva, anche economica, e questo ci sono tutte le delibere, le determine fatte, quindi mi sembra che, non parlo della mia presenza, ma parlo di tutta l'amministrazione comunale, perché noi siamo una famiglia che cerchiamo di aiutare la nostra città, i nostri cittadini. Non è che, mi sembra che solo lei, la consigliera Botticchio, sia entrata da un mese in Comune e che stia risolvendo i problemi di questa città, quando noi da 2 anni stiamo dormendo. Questo non mi sembra assolutamente vero, quindi parlo penso a nome di tutti noi che stiamo lavorando tutti i giorni, tranquillamente facendo ognuno il suo compito, il suo lavoro e nel nostro insieme del fare, perché non è io o l'assessore Santosuoso, il consigliere Crispino, il consigliere Di Filippo, il consigliere D'Arienzo, il consigliere Framondino, siamo tutti insieme, ognuno si impegna e ci confrontiamo anche tutti quanti insieme, quindi voglio dire, questa continuo dire che noi siamo assenti in generale, io, l'assessore, i consiglieri, mi sembra non vero. I suoi colleghi, io sto parlando con lei perché... Allora mi dica, quando io sono assente, perché mi sembra che l'accusa diretta, no? È la seconda volta che mi sta accusando, 2 volte che parla, a me mi sembra insomma non reale. Poi andiamo a confrontarci a questo punto, visto che mi chiama in causa, con i dirigenti, continua a dire, sto chiamando solo te, scusa, confrontiamoci una volta e per sempre, anche pubblicamente, non ci sono problemi. Allora facciamo un altro... Ma mi scusi dottoressa, no, io la interrogo come mamma, come dottoressa e come assessore. Ma le sembra logico, anche se il plesso è della provincia, che i ragazzi devono stare ore con giubbotti, lei che è tutti i giorni presente, che fa festini, amica con tutti quanti, se vuole bene con tutti quanti, ed è buona, brava e bella, no? Madre Teresa di Calcutta, come mai questi ragazzini devono... Sa, questi giubbotti ore. Signore Botticchio, ma perché questo atteggiamento? Madre... No, dire, che vuol dire madre sei qualcuno? No, dico per dire, mi sembra offensivo però la sua atteggiamento. Però di che è buona. Cioè, non nessuno è buono, cioè ma perché? È buona. Vorrei sapere perché utilizza questo atteggiamento. Me, però chiamano me. Ma chi la chiama? Faccia nome e cognome gentilmente, per favore. Allora. No, a questo punto, come l'assessore Santosuoso è stato ben chiaro. No, scusi, vi faccio. Allora, l'assessore. Io me lo invento. No, l'assessore Santosuoso è stato chiaro, ha visitato le scuole, ha fatto un elenco con nome e cognome, faccio anche lei. Tutte queste persone, tutte queste mamme che si sono rivolte a lei. Perché ci sono dei problemi? Perché abbiamo la mattina insieme al liceo. No, io voglio tornare nelle aule, perché con lei posso entrare, andiamo insieme e parliamo con i ragazzi. Va, si stanno congiurando. Allora, mia figlia fa il 4° liceo scientifico, per cui parlo come mamma, ok?
non parlo più come assessore, quindi non mi sembra che, figuriamoci se io volevo far stare mia figlia al freddo e gelo come lei dice, questo problema come lei sa, ci siamo interessati insieme con la provincia perché il liceo scientifico è competenza provinciale, glielo ricordiamo perché ancora. Si è interessata? Perché si è interessata? Vuol dire che il problema c'è, allora è stato riscontrato che l'impianto di riscaldamento... Vi preavviso che manca un minuto per le ore 20, stiamo per chiudere il question time nelle due ore che andare si è insieme. Consigliere Battecchio, allora, se vogliamo concludere... Voglio solo dire questo. Ma lei pensa seriamente che noi non pensiamo anche agli alunni delle scuole superiori? Vi sentite sempre chiamati in gara? Non siamo accusati di niente perché lei sta parlando di una competenza che non è nostra. Lo vuole capire? E solleciti chi deve andare, si deve rispondere. L'abbiamo sollecitato centinaia di volte. Facciamo un fattere l'audio. Vogliamo andare in provincia insieme, c'è un bravo, non ci risolvono neanche. Signori, questo ve lo posso assicurare perché ci sono andato tre volte io. Non possiamo parlare di competenze degli altri, noi dobbiamo parlare delle nostre competenze, caro consigliere Bottini. Assessore Santosusso, la ringrazio, sono le ore 20, io chiudo i lavori come da regolamento. Grazie a tutti, buonasera.